La Campania è tra le ultime regioni d'Italia nella realizzazione di opere mediante project financing, nonostante sia ai primi posti nella proposizione di queste. È uno dei dati emersi nel corso del forum Il partenariato pubblico-privato, quale contributo per la crescita del territorio, organizzato dall'Ordine dei commercialisti e da ACEN, Associazione Costruttori Edili di Napoli. Un fenomeno dovuto alla sottocapitalizzazione delle nostre imprese e alle procedure farraginose che non incentivano le aziende a utilizzare questo strumento, lo ha sottolineato Salvatore Palma, consigliere delegato della Commissione Project Financing dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli. Molto spesso si arriva alla proposizione dell'opera, del progetto dell'opera, senza avere un chiaro quadro della composizione dei costi e dei ricavi. Un po', diciamo, è colpa anche di una legge farraginosa che è stata rivisitata 4 volte. Il codice degli appalti ha visto una 4ª rivisitazione adesso con il decreto Monti. Il project financing dà la possibilità agli enti locali di adottare misure per la realizzazione di opere pubbliche che altrimenti non vedrebbero la luce a causa della scarsità di risorse finanziarie e dei vincoli del patto di stabilità. La finanza di progetto permette di sviluppare il territorio e di non fare scappare le imprese per mancanze di infrastrutture, ne è convinto Rodolfo Girardi, presidente dell'ACEN. La difficoltà in questo momento è data certamente dalla riduzione del credito da parte degli istituti bancari e poi c'è la mancanza da parte delle amministrazioni pubbliche di una elasticità e di una competenza per affrontare il problema del partenariato pubblico-privato.